Buongiorno a tutti, benvenuti a TSP Regioni e benvenuti ai nostri ospiti che questa settimana sono in collegamento dagli studi RAI di Genova, il Presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando. Buongiorno. E in studio con noi Angelo Colosio, Sindaco di Montisola sul lago di Iseo in provincia di Brescia. Buongiorno. Iniziamo la puntata di oggi parlando dei porti della Liguria. Vediamo il servizio di Maria Luisa Bisogni. Genova, Savona, La Spezia, tre porti liguri, un solo snodo fondamentale per gli scambi commerciali con il sud-est asiatico e l'Europa. Circa un quinto dell'intero volume di merci che entrano ed escono dal nostro paese. Una risorsa economica da incentivare di comune accordo. Ci stiamo rendendo conto di dover affrontare una competizione molto dura sul mercato, soprattutto nei confronti dei porti francesi e dei porti spagnoli. Un fiorire di iniziative sul fronte delle infrastrutture portuali che da Marsiglia a Barcellona fino a Tarragona e Valencia stanno muovendo volumi di investimento pari a oltre 1,5 miliardi di euro, solo nel quadriennio 2002-2006. Se noi non interveniamo rapidamente, non avviamo rapidamente le infrastrutture, il mio timore è che i grandi operatori, già sta succedendo, decidano poi di investire sui porti nostri concorrenti. Il grosso problema è l'esiguità degli spazi. Ecco perché occorre razionalizzarli evitando la duplicazione di investimenti molto costosi, offrendo allo shipping internazionale un sistema integrato dei porti liguri, come a Savona, dove è stato fatto un grosso impiego di denaro per un terminal in cui far confluire i traffici di carbone, liberando aree per altre attività nel porto di Genova. Dobbiamo allargarci verso il mare, ci allarghiamo verso sud completamente, però parallelamente noi cerchiamo degli spazi oltre Apennino, cosiddetti interporti, e quello che stiamo già facendo adesso, stiamo cercando di collegare questi interporti con le ferrovie attuali in accordo con le ferrovie dello Stato. Un progetto grandioso per Genova, quello denominato Affresco Piano, che sta completamente rivoluzionando il porto da Ponente a Levante e che non sarà ultimato prima di almeno 10 anni. Questo è il progetto più grande e in questo progetto è incluso anche lo spostamento dell'aeroporto verso sud. Uno spostamento verso il mare che consentirà di aumentare notevolmente la superficie del porto e di disimpegnare una vasta zona per nuove attività commerciali. Noi abbiamo puntato in termini di, del bacino storico di Savona sulla trasformazione a nuove attività, le crociere, le vedete qua la stazione marittima. Sempre a Savona è già stato approvato e finanziato il progetto del raddoppio della banchina. E per restare in tema di integrazione tra porti liguri, si sta ottimizzando il ciclo delle rinfuse, grazie ad un impianto tecnologicamente all'avanguardia, realizzato con fondi pubblici. Su Vado c'è la scommessa che questa piattaforma contenitori, che va ad aggiungersi ad un altro terminal che per noi è un po' un fiore all'occhiello, che è il terminal Orsero, che è il più grosso terminal in Mediterraneo per la movimentazione della frutta. Alla Spezia si attende lo sblocco del piano regolatore portuale per adeguare i fondali in modo che il terminal contenitori possa crescere nei limiti previsti dalla pianificazione urbanistica. E sul fronte comune dei finanziamenti? Stiamo facendo una politica comune di richiesta nei confronti della Commissione Ottava del Senato, dove si sta discutendo la modifica della legge 84, ma anche su altri tavoli politici. Data poi l'alta redditività del sistema portuale ligure, solo Savona quest'anno accrescerà le casse dello Stato di più di 1 miliardo di euro. Pensiamo che in futuro dovremmo attingere sempre dagli finanziamenti statali, ma anche fare del project financing, ossia avere delle soluzioni che inducano gli investitori a venire da noi. Presidente Burlando, il sistema portuale della Liguria è importante non solo per l'Italia ma anche per l'Europa. Quale sarà l'impegno della Regione per potenziarlo? Beh, noi abbiamo, come diceva bene il servizio, una potenzialità molto significativa. Abbiamo 3 porti che movimentano quasi 3 milioni di contenitori su un totale di 9 in Italia, questo per darvi l'idea. Siamo la porta naturale della produzione asiatica verso il mercato europeo, ma abbiamo una risorsa territoriale molto scarsa perché abbiamo pochissime possibilità di sviluppo. Quindi useremo molto le pianure oltre Appennino, il Piacentino, l'Alessandrino come retroporto
E poi vogliamo razionalizzare molto bene questi scali e promuovere a livello internazionale, questo è il nostro compito, specialmente in Asia, come un unico sistema logistico integrato, Savona, Spezia, Genova. Ed è questo che faremo nei prossimi anni, pensando di poter almeno raddoppiare i traffici nei prossimi 6-7 anni. Ecco, beh, immagino che occorreranno realizzare anche infrastrutture per collegarsi con gli altri porti. Quali sono le più urgenti? Ma l'unica possibilità per reggere questo incremento di traffico è finalmente scegliere la modalità del treno dopo quella del trasporto marittimo. Non sarebbe impossibile reggere questi ritmi di sviluppo utilizzando un trasporto su gomma che riempie già adesso in modo insopportabile le strade. Poi questa vicenda del Frejus ha drammatizzato ancora di più la carenza di collegamenti infrastrutturali su gomma. Noi abbiamo definito un vasto programma di collegamenti ferroviari con le ferrovie e col governo, che sono la Pontremolese, cioè il collegamento di Spezia con Toscana ed Emilia, il raddoppio della Genova Ventimiglia in provincia di Savona e di Imperia, perché questo paese va ancora in Francia con un solo binario che dà l'idea della sua arretratezza, il nuovo valico oltre Appennino sul versante genovese e poi il passante di Genova che in analogia a Milano o a Torino deve separare i flussi tra lunga percorrenza e merci e trasporto locale. È un programma molto ambizioso, in alcune parti già in esecuzione, che per altre parti andrà in esecuzione nei prossimi anni, e che punta decisamente a integrare l'acqua con la rotaia, i trasporti marittimi con quelli ferroviari. Allora, dal mare trasferiamoci sul lago di Iseo, perché Montisola è l'isola lacustre più grande d'Europa ed è famosa in tutto il mondo per la produzione di reti, ma non solo reti da pesca. Nelle reti fatte qui, infatti, sono stati segnati i gol dei mondiali di calcio. Vediamo il servizio. Montagna circondata dall'acqua e dal silenzio, è Montisola, l'isola lacustre più grande d'Europa, un'isola tra passato e futuro nel mezzo del lago di Iseo. Un futuro che si chiama turismo, il sogno di mezza Italia, ma che deve passare attraverso la storia di questa terra. Una storia che parla della serenissima Repubblica di Venezia, che qui portò i suoi galeotti e li costrinse a fabbricare le reti per i pescatori della laguna. Oggi i pescatori sono pochissimi, in compenso sono milioni i giocatori di calcio, tennis, pallavolo e allora le reti servono ad acchiappare clienti tra gli sportivi di tutto il mondo. E io mi ricordo anche le famose reti da campi da calcio, da porte da calcio, quando hanno fatto anche di pubblicità che insaccavano i gol nel campionato con le reti di calcio fatte a Montisola, quindi era stata già fatta, le avevamo fatte noi. Non ci sono soltanto reti, è ancora il lago a offrire risorse. A Montisola non ci sono auto, la strada è quella del lago e allora si costruiscono barche in legno che sono gioielli secondo una tradizione secolare. Parte dal 1600 che è iniziato questo lavoro. E oggi chi compra le barche in legno? Ma copre barche legno, diciamo che tanta gente, noi in di massimo il 70% lavoriamo per un cantiere di Portofino, poi rimanenza lavoriamo per i laghetti, per i laghi. Capito, quanto impiega fare una barca? Beh, noi sui piccoli artigiani non è che calcoliamo dall'inizio alla fine, perché andiamo avanti magari due giorni con una barca, poi smettiamo, arriva un cliente, andiamo avanti con un'altra. Però in giro di un mesetto facciamo una barca, piccolina naturalmente. Barche da miliardari, ma anche i vecchi naetti. Sono i legni dei pescatori, per secoli hanno dato da vivere alle famiglie, sotto lo sguardo della Madonna del Santuario. Dottor Colosio, ci racconta la storia di questa attività e come è cambiata nel corso del tempo? Sì, è un po' particolare, visto che effettivamente anch'io ho fabbricato, meglio, ho prodotto delle reti, è nato proprio come un'attività tipicamente per i pescatori, poi sempre di più la manualità, la capacità dei montisolani ormai era diventata molto particolare e richiesta, si è poi passati alla produzione di reti tipicamente di sport, ad esempio calcio, come giustamente diceva
il nostro cittadino da calcio, che poi sono fatte a mano, le hanno portate in tutto il mondo e a oggi possiamo fregiarci dell'onore di aver partecipato anche noi in modo, anche se semplice, con una rete ai campionati del mondo. È stata una tradizione che si sviluppa ed è una tradizione che si sviluppa nel tempo da più di 100 anni e effettivamente ha dato lavoro ai cittadini, ha dato reddito ai cittadini, cosa che oggi con l'industrializzazione e le nuove macchine è stata un po' ridotta questa attività, ma comunque sia la tradizione resta sempre dei Montisolani. Allora, come la produzione di reti caratterizza il comune di Montisola, così l'industria pesante caratterizza la Liguria. Presidente Burlando, quale sarà il vostro impegno in questo settore? La regione Liguria, Genova e le altre province hanno fatto parte di quello che si chiamava il triangolo industriale. Qui ci sono ancora attività molto significative, dalla siderurgia alla cantieristica, all'energia, ai trasporti, all'aeronautica. Qui c'è la Piaggio che fa ancora aerei privati, gli executive e così via. C'è un componente significativo anche nel settore della difesa, a partire dalla cantieristica, l'ottomelare. Io ho avuto modo di dire pochi giorni fa al convegno dei giovani industriali, con tutto il vertice di Confindustria, che la Liguria è stata forse la prima realtà industriale ad andare in crisi negli anni 70, ma che potrebbe anche essere forse la prima ad offrire qualche significativa ripresa in questo difficile passaggio che l'Italia sta vivendo. Noi ci candidiamo a sviluppare ulteriormente la siderurgia compatibile con l'ambiente, quella a freddo e quindi l'alto forno. Si è consolidato molto bene qui il ruolo di Finmeccanica. Piaggio ha deciso di costruire qui un nuovo stabilimento a Villanova d'Albeng. Ecco, noi non disconosciamo affatto l'opportunità turistica e terziaria, anzi io sono stato quello che ha promosso l'acquario tanti anni fa quando ero sindaco, ma pensiamo che accanto al turismo e accanto anche alla portualità possa vivere e crescere ancora un'industria diversa da prima perché compatibile con l'ambiente, ma ugualmente radicata nel tessuto produttivo di questa regione. Parliamo ora di ambiente, perché la Liguria è una regione davvero bellissima. L'UNESCO ha riconosciuto la riserva di Begua, che si trova tra le province di Savona e Genova, come patrimonio geologico mondiale da tutelare e valorizzare. Vediamo un servizio realizzato da Maria Luisa Bisogni, che l'ha visitata per noi. Naturalistiche incontaminate da scoprire passo dopo passo, quasi in punta di piedi. Scenari e panorami mozzafiato in cui perdere lo sguardo. Un paradiso di 8.715 ettari tra Genova e Savona che si chiama Parco del Begua. Un'area protetta che fa parte dei 35 geoparchi riconosciuti dall'UNESCO a livello mondiale. Un attestato di merito che non premia solo le splendide caratteristiche ambientali del luogo, ma anche la politica territoriale volta alla valorizzazione delle risorse naturali e ad un contestuale sviluppo socio-economico delle comunità residenti. Il parco sta lavorando moltissimo dal punto di vista del turismo, un turismo sostenibile, un turismo diciamo verde, di qualità, che si basa sulla presenza di strutture ricettive molto piccole ma molto diffuse sul territorio. Un territorio che offre 500 km di percorsi escursionistici attrezzati, di punti relax e ristoro e supportati da pannelli informativi su flora, fauna, geologia, storia e tradizioni del luogo. Qui siamo nella Val Gargassa, che prende il nome dall'omonimo torrente che la attraversa, nella parte nord-est del Parco del Begua, e proprio qui alle mie spalle, su quelle alture, c'è un percorso che i turisti possono fare per ammirare le bellezze naturalistiche della zona. Sentieri dislocati su entrambi i versanti del parco, Tirrenico e Padano, lungo la dorsale dell'Alta Via dei Monti Liguri, attraverso i quali avventurarsi come fra le pagine di un libro in cui si raccontano e rappresentano la storia dell'uomo e della natura. Raccontiamo il parco con una
diciamo, con uno slogan, cioè quello che dice che all'interno del parco nidifica l'aquila reale, da suoi, dai suoi crinali è possibile guardare verso mare e vedere gli sbuffi delle balene del santuario dei cetacei, e nelle zone più nascoste transita il lupo. Un parco che per la sua particolare collocazione a cavallo dello spartiacque appennini con la vicinanza al mare è ricchissimo di biodiversità. Qui sono presenti diversi endemismi sia vegetali che animali, ad esempio la drosera rotundifoglia, che è una pianta carnivora che riesce a catturare piccoli insetti con i suoi tentacoli, che sono delle modificazioni dell'apparato fogliare. E inoltre sono presenti tantissimi animali, in particolare gli anfibi, appunto, essendo un'area umida, come ad esempio il tritone alpestre, il tritone crestato, la rana temporaria. 153 le specie di uccelli presenti nel Begua. Un parco che attraverso affioramenti rocciosi, mineralizzazioni, giacimenti fossiliferi è pure testimone e custode di parte della storia geologica d'Italia. Testimonianza della presenza di un antico mare che disgregò attraverso l'azione del moto ondoso appunto queste rocce verdi che, sedimentandosi sul fondo, hanno appunto formato queste sequenze. Al ritiro del mare l'azione degli agenti esogeni, in particolar modo l'erosione dovuta alle piogge meteoriche, hanno consentito la formazione di questi splendidi canyon e queste profonde gole che oggi possiamo ammirare. Una scommessa vincente quella sul turismo verde che l'ente Parco promuove sposando la tutela del patrimonio naturalistico ad attività di ricerca scientifica e di informazione. Due nuovi centri verranno inaugurati proprio quest'estate, uno ornitologico e di educazione ambientale, l'altro dedicato alla presenza e all'attività dell'uomo nel parco nel corso della storia. Presidente Burlando, che cosa intende fare la Regione per tutelare l'ambiente, a cui tra l'altro è strettamente legato anche lo sviluppo del turismo? Intanto voglio ringraziarvi molto, perché di solito della Regione Liguria vengono messi più in evidenza le bellezze costiere, quelle legate al mare, che sono molto note, ma devo dire che non meno bella è la Liguria che abbiamo visto adesso, quella interna, quell'alta via dei Monti Liguri che si può fare dalle Alpi Marittime fino al confine con la Toscana, con l'Emilia. Ci sono centinaia di chilometri di strade come questo, devo dire, bellissime. Noi abbiamo puntato molto una valorizzazione del territorio, dell'ambiente, del turismo, legando mare e entroterra, collina e costa, puntando molto a numerosi parchi regionali, oltre a qualche riserva marina, un parco naturale nazionale come quello delle Cinque Terre, come la riserva marina di Portofino delle Cinque Terre, perché pensiamo che il futuro sia molto più legato a un turismo capace di apprezzare il complesso di un territorio, non solo la costa. Dentro questa valorizzazione puntiamo molto sull'enogastronomia. È chiaro che l'agricoltura ligure non è un'agricoltura di quantità estensiva, ma ha sviluppato ormai molti presidi che anche Slow Food riconosce, e che sia sul prodotto tipico del mare sia sul cuore della terra garantisce ormai molte eccellenze che vanno anche al di là del pesto così famoso in tutto il mondo. Dottor Colosio, immagino che anche per voi il turismo sia una risorsa importante. Beh, è sicuramente importante e fondamentale. Anche noi abbiamo fatto di tutto per rilanciare dal punto di vista dell'immagine e della bellezza Montisola. Abbiamo costruito addirittura 17 chilometri di sentieri, percorsi particolari, e addirittura c'è un chiametro di percorso chiamato il chilometro dei ciechi, ossia un percorso dove entrando in questa strada si possono assaporare non dal punto di vista della vista, ma dal punto di vista dei vari sapori, dei vari odori, quella che è la naturalezza dello stesso nostro territorio. Si è lavorato parecchio sul prodotto tipico, tanto è vero che in questi ultimi due anni più di tre università hanno fatto ricerca su questi prodotti tipici, ma abbiamo fatto in modo che come arrivare a Montisola sia sempre più facile, e preparando a chi arriva non solo una bella veduta ma anche tutta una serie di novità che solo arrivando a Montisola si potranno scoprire. È vero che a Montisola non ci sono macchine? A Montisola non ci sono macchine, anche perché le strade sono particolarmente strette. Tanto è vero che adesso proprio
così simpaticamente, ci sono solo tre macchine, che sono le due macchine dei parroci e quella del sindaco, che purtroppo mi hanno tolto perché per non fare differenza con gli altri, con il resto della popolazione. Restiamo a Montitola e ascoltiamo la testimonianza di un uomo che, dopo aver lavorato in fabbrica, ha deciso di tornare a fare il pescatore. Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. C'è anche chi ha capito che era meglio prima, quando si viveva solo di lago, come Alessandro, 51 anni, che se n'è andato dalla fabbrica e ha scelto di fare il pescatore, come suo padre, come suo nonno. Il mio lavoro, cioè, era sempre nel campo del tessile, quando c'erano i grossi stabilimenti delle reti. Poi dopo, da quando si sono spostati sulla parte opposta, cioè io mi sono fermato a Montisola e ho fatto la scelta di fare il pescatore. Lavorando in fabbrica il mensile era assicurato. Qua, cioè, se non ha la passione e la volontà di voler fare, le ore sono tante. Ecco, però se siete sempre meno, si guadagna poco, si lavora tanto, quindi i pescatori sono sempre meno. Cioè, si lavora, c'è il mese che compensa il mese, cioè diciamo che ce la caviamo, ecco, senza tante pretese. L'importante è non avere l'affitto da pagare, perché altrimenti a fine mese non si arriva. Solo che i giovani non saltano più in barca. Cioè, se non qualcuno per piacere o per gustarsi, non so, una cosa diversa. Ma non ce l'ha la macchina? No, la macchina purtroppo oggi non c'ho il telefonino. Ecco, quello per finché riesco a mantenere la possibilità di non usarlo, faccio meno. E adesso accendiamo il motore e andiamo verso casa. Dottor Colosio, come abbiamo sentito nel servizio, i pescatori sono sempre di meno e i giovani non vogliono dedicarsi a questa attività. Come vede il futuro della pesca nel lago e quali nuove attività stanno nascendo intorno al lago? Il futuro della pesca lo vedo sempre più meno frequentato, anche perché effettivamente non è un'attività particolarmente redditizia, o non è più un'attività particolarmente redditizia. Nascono nuovi prodotti, Montisola e Lago di Iseo promuove nuovi prodotti, stavo appunto accennando a qualche cosa di particolare, che è il salame di Montisola e l'olio assieme alle sardine, che è sempre legato al pesce ma con un trattamento particolare. Abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di poter far studiare i nostri prodotti direttamente da università, e risultato, questi sono risultati che confermeremo poi con gli ultimi esiti delle analisi. Sono addirittura sull'olio delle caratteristiche quasi legate al medicinale, e sul salame di Montisola il professor Cantoni ha seguito lo studio e verrà riconosciuto come unico prodotto italiano. Grande per noi la soddisfazione, per il semplice fatto che abbiamo lavorato sul mantenimento di queste tradizioni, stiamo lavorando anche sul recupero delle vecchie attività per quanto riguarda la pesca, e legandole direttamente sempre, come ripeto, alla particolarità del prodotto tipico. Non è semplice, perché i giovani oggi preferiscono lavorare nell'alta tecnologia o a scegliere altre attività. Stiamo sensibilizzando anche i giovani, aiutandoli in queste scelte per poter riportare le persone, meglio il turista, a Montisola e far trovare solo a Montisola quello che è il prodotto, in modo che l'economia ricominci anche su queste piccole cose, su queste particolarità, a rimarciare come effettivamente vogliamo che effettivamente sia.
Presidente Burlando, ci vuole parlare del settore della pesca in Liguria? Il settore della pesca in Liguria è un settore non grandissimo, ma tuttavia abbastanza significativo. Sono circa 800 imbarcazioni, 1100 pescatori che fanno questo come mestiere. Anche qui abbiamo difficoltà naturalmente, ma proprio per questo abbiamo cercato anche di cominciare ad investire un po' nel settore, più in generale nel settore del mare. Per esempio la provincia di Genova, con l'aiuto anche nostro, farà partire a ottobre l'Accademia della Marina Mercantile, cioè una specie di master per chi ha fatto il nautico e vuol fare il capitano o sulle navi da crociera, o sulle navi da carico, o sui maxi yacht, oppure sulle navi da pesca, capitano, ufficiale di macchina, ufficiale di coperta. Abbiamo cercato, abbiamo avuto anche molte risposte da tutta Italia, sono già 130 le domande di iscrizione a questa accademia, perché non ci rassegniamo all'idea che l'Italia, popolo i navigatori, in particolare noi, scompare da questo settore. Quindi abbiamo visto che quando si aiuta un po', quando si incentiva un po' il settore, ci sono risposte anche molto positive, che poi penso riguarderanno un po' tutti i settori dell'economia marittima. Presidente Burlando, i prodotti tipici sono molto importanti nella vostra regione. Come pensate di valorizzare questa risorsa? Guardi, noi dobbiamo aiutare molto queste aziende che stanno già andando meglio. C'è stato anche un ricambio generazionale, per la prima volta entrano i giovani in agricoltura dopo tanti decenni. Soprattutto dobbiamo aiutarle dal punto di vista della commercializzazione e della promozione anche internazionale, perché sono aziende molto piccole che hanno difficoltà a fare questa cosa da sole. Noi vorremmo realizzare una serie di centri nei vari continenti, nei vari paesi, che abbiamo chiamato Casa Liguria, per intenderci, per aiutare appunto l'attività di promozione, di internazionalizzazione, di commercializzazione del prodotto ligure, sia nel campo agricolo di cui stiamo parlando, ma anche nel settore dello shipping, nel settore turistico, nel settore artigianale, piccola e media impresa. Le città industriali e la regione nel suo complesso sono uscite dalla crisi difendendo una parte del grande apparato industriale, ma scoprendo poi anche molte altre vocazioni un po' abbandonate, come quella del territorio, l'agricoltura, l'enogastronomia, e tuttavia non ce la possono fare da sole andare su questi mercati così difficili. Lì vogliamo aiutarle noi, e questo è il compito che ci siamo ritagliati. Dottor Colosio, a Montisola si svolge a settembre una bellissima festa dei fiori. Sì, ogni 5 anni c'è una grandissima tradizione chiamata la festa di Santa Croce. È un paese, visto che, o meglio una frazione di Montisola, visto che Montisola ha ben 12 frazioni, viene addobbata di fiori fabbricati a mano e diventa un colore unico e spettacolo eccezionale. Difatti l'ultima manifestazione abbiamo avuto quasi più di, in pochi giorni, in 4 giorni, quasi 70.000 visitatori, perché appunto diventa un insieme di colori che rispecchiati nel lago fa diventare il paese ancora più tipico di quello che effettivamente è. Una cosa molto molto significativa, una cosa che effettivamente a cui Montisola ci tiene in maniera anche nella volontà di promuoverla, per il semplice fatto che sempre di più la si fa conoscere nel mondo. Abbiamo creato anche qui un marchio e anche questo marchio dei fiori fabbricati a mano potrà magari nel tempo essere attribuito quasi, si spera, esclusivamente a Montisola. Termina qui il nostro programma, grazie ai nostri ospiti per essere intervenuti, dagli studi RAI di Genova il presidente della Liguria Claudio Burlando e in studio con noi il sindaco di Montisola Angelo Colosio. L'appuntamento con voi è come al solito per sabato prossimo alla solita ora su RAI 2. Arrivederci, vi aspetto.